Dopo circa 4 anni è arrivato il momento di vendicarmi di quello scherzo infame fatto da Jumpytech. Perché con l'amore non si scherza, ragazzi. No. Tutti ve lo ricorderete. Jumpy ha fatto credere a Murri che la sua ragazza l'avesse tradito, rischiando quasi di far esplodere tutto in una rissa. Oh, rilassati anche nel suo confronto. Rilassati anche nel suo confronto. Intanto la batimano. Ti ho detto rilassati nel suo confronto. Intanto la batimano. Perché sennò che fai? Qual è il problema? La batimani sopra. Qual è il problema? Andiamo. Ma dopo circa 1460 giorni è giunto il momento di Murri, perché la vendetta è un piatto che va servito fretta. E visto che si parla di scherzi, eccoci qui a dare una mano a Giorgio a vendicarsi. E insomma, per chi non lo sapesse, noi siamo i The Show e facciamo candid, scherzi, esperimenti sociali su YouTube dal 2013. Quindi se non ci conoscete vuol dire che o siete nati 2 anni fa oppure siamo noi dei falliti. In occasione delle riprese di un episodio di Detto Fatto a Palermo, il nostro format in cui facciamo quello che ci dicono i nostri utenti, e tra l'altro l'episodio lo trovate già sul nostro canale, un nostro fan, probabilmente anche fan di Murri, ci ha scritto: visto che siete a Palermo, fate uno scherzo a Jumpy. Ma dove mi chiede la mia macchina? E ora vi racconteremo come abbiamo fatto. Sedetevi comodi. Per organizzare questo scherzo ci abbiamo messo letteralmente un mese e soprattutto siamo dovuti andare in Sicilia. La splendente Palermo. Il sole palermitano. Devo aspettare voi per prendere un taxi nella mia città. Essendo tutti fan di Murri, sapete che lui e Jumpy, prima di essere due content creator, sono due amici. Ma proprio amici. Viaggi insieme, avventure, vacanze, successi lavorativi e vita privata. Insomma, due amiconi. Come cavolo faremo a fare in modo che Jumpy possa credere a uno scherzo fatto da una persona così fidata e con il dente avvelenato per quello accaduto tempo fa? E soprattutto, quale scherzo? Un problema alla volta. Iniziamo a capire che scherzo fare a Jumpy. Deve essere qualcosa che lo colpisca nel vivo. Per trovare il suo tallone d'Achille stiamo andando con Murri dal suo produttore Manfredi, produttore anche di Jumpy. Il gancio perfetto per capire come organizzare il tutto. Dopo ore e ore di idee, spunti e minchiate, siamo arrivati a un punto. Minchia, la Tesla, raga, la Tesla! Jumpy è ossessionato da quella macchina di merda, la Tesla! Eh sì! Il nostro caro Jumpy, non troppo tempo fa, ha acquistato una nuovissima Tesla Model 3. Un acquisto da ben oltre 60.000 euro, che è diventata una vera e propria ossessione per lui. No ragazzi, non potete capire, questa macchina per lui è un'ossessione. È peggio, cioè, non lo so, ama più la sua macchina che la sua ragazza. Ci mette, la mette dentro il garage, con tutte le telecamere, ci ha buttato dentro l'AirTag, forse ci ha messo pure il PIN. Se qualcuno la tocca si incazza, se nessuno la può usare, nessuno la può guardare, c'è tipo una leggenda questa macchina per lui. Ce la tiene tipo un modellino a casa, raga, ma come dobbiamo fare? Insomma, se qualcuno la sfiora, lui se ne accorge. Ok, abbiamo il suo tallone d'Achille, e quindi lo scherzo perfetto viene da sé, rubare la Tesla di Jumpy. Però prima il buon Murri ci farà la pipì sopra. Lo sgarbo peggiore per uno che ha comprato una macchina da poco. E abbiamo un contesto perfetto pieno di telecamere per riprenderlo. Un suo vlog prodotto dal buon Manfredi. Però c'è un piccolo problema. E la Tesla è piena di telecamere. Cioè, giustamente appena mi vede, mi riconosce e lo capisce che l'ho rubata io. Vero Murri? Ma lui invece? Lui verrebbe riconosciuto? Che poi quel lui saresti sempre tu, ma invecchiato di circa 50 anni grazie a questa maschera super mega realistica in silicone. Zio porco! Guarda le labbra! Mamma mia! Ma quanto c***o costano ste maschere? Costano un po', diciamo. Ma le avete comprate solo per fare sto scherzo? Fanno paura, raga. Cioè, sono allucinanti. Ma comunque le abbiamo prese perché abbiamo questa serie. Questa che è la prima serie TV italiana in candid camera. È un detto fatto, però dai commenti abbiamo costruito una trama. Ok, diventa la trama è che io e Alessandro siamo stati morsi da due vecchietti, ci siamo trasformati in vecchietti. Okay. E poi succedono un sacco di cose, siamo già alla quarta puntata. E noi siamo, cioè tutto il video è così, ma la gente non ci riconosce, ma lei mi ha fatto delle cose assurde con questa roba qua, tu non hai idea. Ma se sotto queste due scatole c'era questo, lì? E questo qui, ma cosa, prima abbiamo pensato lo scherzo insieme, cosa devi fare tu quando ti avvicini alla Tesla? Devo pisciargli. Ecco. No! Teste di merda! Non di merda, ma... Di cazzo! Prendilo in mano. Questo è l'abberrato, voi non però, lo vedrete. Però. Beh, è importante. Devo dire, non è male. Ed è molle, tra l'altro, cioè, nel senso... Sì, sì, dimensioni considerevoli. Molto considerevoli. Cioè, esatto. Perché diversi tipi di piscio? Vabbè, quello per... quella paglierina, cioè... Ah, ok. Quindi scegli tu, dipende... Posso scegliere che piscio. Esatto. Io voglio quello proprio scuro per brattargli la macchina. Vedi lui? Nell'episodio 3 dei Vecchi Bastardi, con la maschera e questo, è andato da una signorina della notte e lei l'ha smanacciato e non si è accorta che l'ha punto, capito? Si è staccato dopo. Dopo un po' l'abbiamo staccato. Tu fai fuori.
bello grosso però. Ma ora basta dilungarci e facciamo provare la maschera al nostro buon Murri, che è assetato di vendetta. Questo è bellissimo. Poi dovete fare un corso rapido per capire la postura. Il modo migliore per apprendere è guardare. Quindi per far entrare Murri nel personaggio gli abbiamo mostrato in anteprima la quarta puntata di Detto Fatto Plus, due vecchi bastardi. Alessandro, giusto? E tu invece sei Alessio. Che poi è la prima serie TV italiana in candid camera. Cazzo vuoi? Un format in esclusiva su The Show Plus in cui io e Ale siamo due vecchi. Due vecchi bastardi, per l'appunto. Tutta la trama è scritta intorno ai commenti dei nostri utenti, comprese le candid. Eh sì, perché è pur sempre un detto fatto, ma plus. Ed essendo per tutti dei veri vecchietti, grazie a queste maschere, vi lasciamo immaginare cosa abbiamo combinato. Vediamo che cosa hanno pubblicato di nuovo. Per esempio, nella quarta puntata che è appena uscita, abbiamo un nano che poi nella trama è l'ex della nostra fidanzata, che ci ha rotto letteralmente una sedia in testa davanti a tutto un locale ignaro. Oppure abbiamo distrutto un'auto lasciata da un nostro complice a un'autolavaggio. Il povero Cristo che l'aveva in custodia mi ha visto entrare all'improvviso nell'auto. È entrato nella macchina? Mentre tre malviventi armati di mazze, i Carmageddon, mi rincorrevano assetati di vendetta. È qua dentro? Scusi, è qua dentro? Stiamo cercando un vecchio bastardo. Vestito di rosso. Aspetta, perché questa macchina è strana. Eccolo, come? Ecco, qui, qui. Come? Ehi! Puttana! Comunque siete proprio dei pezzi di m***a. E tante altre candide, non solo. È un po' come Borat di Sacha Baron Cohen o Bad Grandpa dei The Jackass. Se vi piace il genere trovate il link in descrizione per guardarvi tutta la serie di Detto Fatto Plus, due vecchi bastardi, in esclusiva su The Show Plus. Comunque, se la gente non ci sgama a fare quelle cose, Giampi non sgamerà di certo neanche il buon Murri. Come già detto, con la scusa della registrazione di un video, Manfredi porterà il buon Giampi su una pista di go-kart nel bel mezzo delle campagne palermitane. Ma tra quelle colline verdi ad aspettarlo, oltre a noi, proprietario del circuito, nostro complice, un suo cameraman, sempre nostro complice, ci sarà un vecchietto con la vescica gonfia di nome Murri, pronto a rubare la macchina di Giampi. Andiamo adesso a Manfredi, che stanno arrivando, okay. Io devo prendere la camera e mi faccio trovare là davanti. Va bene. Sembra proprio un signore siciliano seduto che controlla la situazione. Arriva, Ale. Il buon Giampi è arrivato a bordo della sua bianchissima Tesla insieme ad un nostro complice, un altro videomaker, lì per il suo vlog. In sostanza, tutte le persone presenti alla pista di go-kart sanno che ruberemo l'auto e ci daranno una mano per farlo. Il tutto sotto il naso di Giampi, che nel frattempo non sospetta nulla e gira il suo video letteralmente a 2 metri da Murri. Cioè, raga, eravamo letteralmente a 2 metri e non se ne è accorto. Cioè, la maschera è figa, però Giampi è proprio un c***one, dai. Tutto è pronto per andare in pista e lasciarci il campo libero per rubare la macchina. Giusto il tempo di firmare 2 moduli e lasciare i suoi averi nella Tesla per mettersi comodamente la tuta per correre. Indovinate cosa ha lasciato in auto? La giacca con dentro la chiave della Tesla, perché intanto il nostro tecnologico Giampi può aprire l'auto con lo smartphone. Peccato che il cellulare non lo porterà a bordo dei go-kart, perché la tuta non è adatta, oltre a essere un po' strettina. È una tuta S su un corpo decisamente XL. E indovinate un po' chi lo lascerà? Ai suoi fidati cameraman, nostri complici, pronti a darlo a Murri appena Giampi entrerà in pista con il go-kart. Tutto come previsto. 3, 2, 1, si parte! E mentre il nostro Giampi gioca a fare Mario Kart, io c'ho il telefono. Murri, come prima cosa, segna il territorio sulla tanto amata Tesla. Una pisciata al retrobusto di vendetta e rancore. Dopo essersi svuotato di un po' di vendetta, non resta che schiacciare l'acceleratore e andare via sulle colline palermitane. Prima però è il caso che ci dia il telefono che dobbiamo ridare a uno dei cameraman e lasciarsi alle spalle il caro amico pronto a scoprire che la sua piccolina da 63.000 euro è misteriosamente scomparsa a pochi metri da lui. Lo potevo portare a Palermo direttamente così, zio? No? Forse sì,
perché la tua auto non è più nel posto in cui l'hai lasciata. Vediamo quanto tempo ci metterà a notare il parcheggio vuoto e soprattutto quanto tempo ci metterà per andare in panico. Ma dove è la mia macchina? Più veloce di una Tesla, ci ha messo un secondo scarso per andare in panico. Con altrettanta velocità la mano va alla ricerca del suo telefono nella speranza di trovare l'auto tramite la geolocalizzazione. Ma nulla, il telefono non c'è. Il panico inizia a prendere il sopravvento e dopo circa 10 giri su se stesso, Giampi va a chiedere aiuto a Manfredi e Co. Ma che cazzo è la mia macchina? Ma che cazzo è la mia macchina? Che dici? Il cellulare gioca un ruolo molto importante. Infatti la Tesla ha un sistema di geolocalizzazione molto efficiente, gestibile dal proprio smartphone. Ora dobbiamo solo sperare che abbia il coraggio di andare a riprendersi l'auto in prima persona e che non chiami la polizia. Parcheggiata aperta. Come vieni qua, compa, che ne dici? Ma dove? Cazzo di cazzo. Il nervosismo inizia a dilagare e Giampi si aggrappa alla tecnologia per ritrovare sua figlia. No, cioè la sua macchina, la sua automobile. Ma che ti dice? Che è aperta parcheggiata. Fai una posizione. Ma anche la tecnologia lo tradisce. Ormai disperato, fa l'unica cosa possibile: affrontare vis-à-vis il suo ladro. Ma cammina, vai, ma che cazzo guardi in chiacchiere? Ed eccoci qua a fare quello che ci avete chiesto: rubare l'auto di Giampi. Da un lato, un uomo distrutto per la grave perdita della cosa più importante della sua vita, la Tesla. Dall'altra parte, un vecchio di merda che sta facendo un pisolino. Sì, che sta facendo? Metta la macchina libera, mi si faccio la mia moda. Ma che sto babbiano? L'ha aperto lo zio. Scendi sta volo, per favore. Giampi si sta facendo un viaggio mistico. Nella sua testa, mille pensieri si aggrovigliano e mille domande si accumulano lasciandolo senza parole. Chi è quel vecchio? Lo conosco? Perché era nella mia Tesla? E soprattutto, non è che mi ha rigato l'auto. Ma che roba hanno di ciò? Ma siamo dove c***o siamo arrivati? Oh, siamo con Ghignano, ma questo vecchio deve essere scontato. Caro, sei stato da... Scusi, ma lei perché ha preso la macchina? Che ti dici? Vita aperta. Ma lei vede la macchina aperta e sta fietta? Cioè, spostatevi dalla strada, levatevi dalla strada. Cioè, lei vede la macchina aperta e sta fietta? Io non... Così, per capire un attimino. Ma dormisci, se ne vuoi dirlo con go kart. No, bici, me ne posso andare, per favore? Io non ho parole. Me ne posso andare, per cortesia? Beh, andiamo. Vai a prendere le mie cose e me ne vado. Ma stiamo scherzando, bici. Giampi è incredulo. Il vecchio fa addirittura una cosa al limite del legale: appoggiare una mano sulla sua auto. Sta poi a pure, ti giuro, ci vengono boffo molto, ancora da poi. Scusi, per favore si può spostare, non si appoggia. Non sa che forse... Ma siamo sicuri che di fronte a un povero anziano in difficoltà, l'amore per la sua auto elettrica andrà in secondo piano. Oh, mi rega un vecchio, come fare? Che c***o ne frega? Compa, ma lo vedi come sta? Ma stai scherzando? Un minuto. Intanto sta lontana la macchina, via. Vai. E così come è apparso, il buon Giampi, in sella ai suoi 500 passacavalli, sparisce verso l'orizzonte lasciando dietro di sé i suoi nemici. Perché è questa la fine di chi si intromette tra un uomo e la sua auto nuova. Non c'è posto per il sentimentalismo nel Far West. Non si è accorto di niente, mi faccio, ho visto aperta, ma stavo, dico, ma è lì il cerviero, lei. Torniamoci, torniamo. Vai, vai, dai, subito. Capito chi è?
certo che l'ho capito, idioti. Ma che è lui? Ah, lui non lo so chi. Come chi è? Aspetta, guardalo bene. Guardalo bene. Era mamma. Hai capito dovete chi è? Morire, dovete morire. Ma hai capito tutti. Chi è, no? Di morri. Ah, l'hai riconosciuto la c***o. Dalla voce. Cioè. È stato con noi per tutto il tempo seduto nella sedia. Quel vecchio lì si è dovuto. Era lui. Sto morendo, ragazzi. Cioè, ma come c***o gli viene in mente al suo vecchio stare qua? Infatti non ho detto niente, perché tanto è uno l'ha vista. Hai visto la gamba dove ti piscio sulla macchina? No, non ti ho piscio sulla macchina. Cosa hai pensato quando l'hai visto, quando hai visto che la macchina non c'era? Allora, ma quando mi hai visto dentro? Ho pensato subito che era il cristiano, quello saluto lì immediatamente. Ah, quindi... Però ero talmente incazzato. Aspetta detto, un attimo che lo rimetto dentro. Ho detto sì, si sì. Può sentire male quanto c***o vuole, per lui un X6 non me ne frega un c***o. Ma oh, io ho detto, vabbè, appena apre mi becca subito. Poi appena inizia a dire, ma tu non è normale, ma sono un miscelato. Ho detto, ma questo è un c***o. Allora ho detto, continuo. Ha una persona così vecchia che magari aveva problemi, che mi c***o a dire. Ma si trova che si porta la Tesla. E poi gli sta picchiando la chiave dal portafoglio. Ma perché? Hai stava la chiave dal portafoglio. Avevo il telefono, la porta col telefono. Eravamo organizzati, caro. Cioè era già aperta, ma avrei avuto il telefono. Tutti b***o. Non l'hai riconosciuto minimamente. No, zero. Io ho riconosciuto. Oh, io ho riconosciuto... Voi forse da lontano allora... l'avete visto, si sentiva il microfono. Io... Avrei fa. Intanto scende. Io faccio. Mi sento male, mi sento male. Mi accascio e lui se ne va. Ma io ho la ripresa, tu è accasciato, tu che lo sposto. No, vieni qui, l'ultima cosa mi sei. Perciò. Che tu stavi morendo, lei ha detto. Cioè, ci sto appoggiando. Io ho detto, mi posso fare? Ho detto, devo pisciare di sopra là. Sì. Io devo pisciare la macchina là, cazzo. E il suo unico preoccupazione era che gli si stavi appoggiando. Eh? Di che sarà sfida dalla mica? È nostra. Grazie. Non sono iscritti in realtà. Sì, è la vostra amicizia e poi della vendetta. Questa è la vendetta del famoso scherzo della mia ragazza. E se non fossi venuto con la mia macchina? Era, no, no, detto, no, la tua ragazza era briffata che doveva sparire, no, con la sua macchina. Bastardo. La tua ragazza non te la presta più la 500 perché tu non le fai guidare la testa. Giusto così. Capiate tutti. Ma noi è rimasta il mio video, l'abbiamo fatta. Per un momento ti volevo pisciare sul serio col piscio perché ero pieno, ho detto poi che schifo, era tutto caldo, che schifo. Sì, ho detto tre o quel pezzo di da. Era briffato che si doveva muovere, stavo svenendo in macchina, ma ha fatto male la condizionata. Scusa, ma quanto è lì? Ho pagato almeno un'ora sulla macchina, mi sono fatto una partita solitario. ho aperto l'app del karaoke, ho cantato Maledetta Primavera. E poi ce l'ho sulle mie ringe, è così, ragazzi. Alla fine vendetta è stata fatta, anche se secondo me gli è finita pure bene, perché per quello che ha fatto lui a me gli avrei cagato proprio sul sedile della macchina, che tra l'altro essendo bianco era pure perfetto. Comunque ovviamente senza i The Show e le loro bellissime maschere da vecchio non sarei mai riuscito a concludere questo scherzo, quindi io ringrazio tantissimo i The Show, che tra l'altro sono stati a Palermo per girare un episodio di Detto Fatto e ve lo lascio nel link in descrizione, dove all'interno c'è anche lo scherzo. Inoltre, se volete vedere una cosa davvero ma davvero figa, i The Show fanno anche una serie su The Show Plus chiamata Vecchi Bastardi. Ovviamente vi lascio il link anche di quello, dateci un'occhiata perché mi hanno fatto vedere della roba in anteprima ed è fotonica. Ah, e poi se volete, Jumpitech ha fatto anche una reaction. Ma lo devo dire per forza sta cosa. Ha fatto una reaction bellissima a questo scherzo che vi lascio in descrizione. Andatela a vedere se proprio dovete. Vabbè. Insomma, vabbè, ce ne farò un c***o la reaction. L'importante è che ho fatto lo scherzo. 50.000 like, un nuovo scherzo. Scrivete nei commenti a chi devo farlo. Ma quanto godo, ma quanto godo, quanto godo, quanto godo.